E salve ragazzi, benvenuti in quest'altro nuovo video. Juve Lazio 3-0. Ma come stracazzo si fa? Come stracazzo si fa stasera? Stasera abbiamo lasciato le redini del gioco a loro. Cioè, Sarri doveva mettere come minimo dal primo minuto insieme a Milinkovic, Luis Alberto. Porcaccia la puttanozza! Cioè, primo tempo la Lazio si è fatto qualcosina, però ci doveva mettere cazzimma, cioè un grande carattere, tu coglioni così, mannaccia, perché stasera la Lazio cioè stasera hanno giocato così di merda, cioè capito, poi mancavano i titolari, perché se c'era Ciro almeno Ciro ti dava quel pizzico in più di gioco, anche Mattia ti dava quel pizzico in più, invece no, stasera non c'eravamo con la testa, con la capoccia. Dove cazzo non la c'avevate la testa stasera, Lazio? Come minimo, cioè, perché alcuni saranno a pensare di andare a fare il mondiale. Il mondiale, cioè. Mannaccia, però, mannaccia. Però. Io stasera mi aspettavo una prestazione diversamente contro la Juve. Invece, no, niente da fare, niente da fare. Ogni volta che giochiamo contro di loro, gli lasciamo sempre la partita. Gettiamo sti palloni così alla cazzo di cane di là. Cioè, glieli lasciamo alla loro e noi non combiniamo manco un'azione decente. Pedro c'era due occasioni e poteva tirare. E no, che stava lì e tiki tiki tiki, prendi e tira, prendi e tira, porco due, devi cazzarola tirare, Pedro. Comunque sì, si sentiva l'assenza di Ciro e di Zaccagni, come anche la di Patrick, pure. Poi mannaggia Provedel su quel cacchio di primo gol là di Ken. Rimani in porta pure la difesa. Dove stracazzano l'andate? Dove stracazzano l'andate? Vedete? Avete lasciato da solo la Ken. Provedel sei uscito. E quello che ha fatto così. Oppla! E ha segnato, capito? La testa. Cioè, sto portiere è bravo. Però ogni tanto devo usare la testa per certe cazzarola di scelte. Cosa cazzarola fate? Porca puttana! Capito? Cioè, su Ken, la difesa doveva pure seguirlo, lo doveva chiudere! Lo doveva chiudere, stracazzo! Pure Provedel, che fai? Esci! Cioè, capito? Se Ken era rimasto là da solo, qualcuno doveva seguirlo. E te, Provedel, dovevi stare dentro alla porta. Non ti dovevi muovere. Portiere normale non sarebbe uscito, perché è logico. Esce il portiere, il giocatore rimane così. Logico che ti fa questo. Se invece stai là in porta, le cose vanno un po' più diversamente. Cioè, cazzarola. Cosa stracazzarola avete fatto stasera? Ogni volta quando giochiamo contro di loro, gli consegniamo direttamente una partita. Manco ci mettiamo un minimo di carattere. A cazzimma, al cuore, no, niente. Capito? Manco una o due azioni decenti. Perché come minimo stasera, insieme a Milinkovic, ci doveva giocare Luis Alberto. Poi, tralasciando l'attacco, quello che c'è, che manca Immobile, Zaccagni. Invece stasera niente, niente, un vero schifo, un vero scempio. Un po' più di testa contro la Juve, un po' più di testa e la cazzimma. Poi quando a centrocampo pure, guardate bene i giocatori, non fate che buttate le palle così e poi dopo loro le riprendono. Guardate e ragionate. Invece no, prendete e buttate così alla cazzo le cane di là. Cioè, veramente, ma cosa cazzo, ma cosa stracazzarola vi dice il cervello? Ma cosa stracazzarola vi dice? Vabbè. Ma in base a questo risultato, la Juve è terza, noi quarti.
prima della sosta, e con questo risultato negativo praticamente abbiamo fatto tre sconfitte, perché abbiamo perso con Napoli, Salernitana e Juve. Perché io tanto me lo sentivo che prima di Juve-Lazio noi perdevamo là a Torino perché i titolari non c'erano. Cioè, con chi vai a lottare con la gente là che c'hai, almeno come minimo. Cioè, vi dovete svegliare! Vi dovete svegliare! Cazzo! Certi errori stupidi proprio. Poi vabbè, il secondo tempo. Cioè, ah, poi pure Yusai. Ma che razza di terzino sei? Devi giocare con la Cazzimma. Almeno Lazzari c'ha la Cazzimma e corre molto di più di lui. Veramente. Poi vabbè, fatto entrare Cancellieri. Sì, va lì sulla destra e fa i tocchetti e fa lo slalom. Ma tira insieme a Pedro. Dovevate tirare! Dovevate tirare! Porco due però, porco due. Ma come si fa, ragazzi? Ma come si fa? Vabbè, vabbè, alla fine di tutto, ormai quello che è fatto, mo il calcio ne riparleremo nel 2023, mo in queste settimane ci saranno là notizie di calcio mercato e altro. E poi, vabbè, anzi, notizie enormi. Notizie normali, notizie di calciomercato, eccetera, eccetera, e tutto il resto verrà da sé. Poi per le partite se ne riparlerà nel 2023. Il primo impegno sarà contro il Lecce a Lecce, allo stadio Via del Mare. Quanto mi piacerebbe però pure ritornare in trasferta. Quanto mi dispiacerebbe. Vabbè, va ragazzi. Lazio, adesso, mo in questo periodo, ricaricate le batterie e le pile perché con l'anno nuovo dobbiamo ripartire in un'altra maniera. Cercare di non pensare a queste brutte là cose. Poi sul calciomercato assolutamente bisogna proprio svegliarsi. Svegliarsi! E vabbè, chiudiamo questa prima parte di stagione al quarto posto. Meglio di niente. E se il video termina qui, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qua sotto in descrizione troverete tutti i miei social e vabbè poi come fate, lasciate like, iscrizione e attivate la campanella e poi dopo fate quel che cazzo vi pare, vaffanculo e sempre Forza Lazio, non ve lo scordate, dai, 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 e ciao ciao!